È un giorno stupendo per imparare. Cosa? Cos'è successo? Che disastro, bambini! Prima di iniziare la lezione, puliamo un po', altrimenti non impareremo niente in queste condizioni. Bambini, non sapete riciclare? Vedete questo simbolo? Significa riciclo, trasformare la spazzatura in qualcosa di nuovo. Volete imparare qualcos'altro sul riciclo? Iniziamo allora con la regola delle 3 R. Ridurre, riutilizzare e riciclare. Prendiamo come esempio una busta di plastica. Per ridurre la plastica, potremmo andare al supermercato con un carretto della spesa, così non ci servono buste. Per riutilizzare la plastica, potremmo andare al supermercato con una busta che abbiamo già in casa. Infine, quando la busta è troppo vecchia, la possiamo riciclare per farci delle buste nuove. Avete capito? Groovy, non si può riciclare una banana per avere banane nuove. Sapete perché tutte queste cose sono così importanti? Guardate, bambini. Anche se pensiamo che una sola bottiglia non è nulla, tante bottiglie insieme generano un mucchio di spazzatura e siamo in tanti a sporcare la terra. La maggior parte di questa spazzatura non viene riciclata e finisce nel mare, formando delle grandi isole che ci metteranno oltre 500 anni a decomporsi. Nel mare c'è sempre più plastica e ci sono sempre meno pesci. Lo so, ragazzi, ma non tutto è perduto. Se riduciamo le confezioni usa e getta e riutilizziamo e ricicliamo quelli inevitabili, riusciremo a ridurre la spazzatura. Allora, impariamo a riciclare? Guardate, bambini! Il bidone blu è per la carta, il bidone giallo è per la plastica e il bidone rosso è per i prodotti organici, come la tua banana, Groovy. Allora, ricicliamo? È finita la lezione, ma va bene così. Avete imparato una lezione molto più importante: l'importanza del riciclo. Che bella giornata per giocare in spiaggia. No, Groovy, non si può lasciare la spazzatura in spiaggia, anche se non è tua. Bisogna buttarla nel cestino. Che orrore! La spiaggia è piena di spazzatura! Non è possibile, bambini! Dobbiamo fare qualcosa, vero, Pops? Il nostro pianeta è in pericolo perché i grandi non smettono di inquinarlo.
Non si può gettare la spazzatura ovunque, bisogna buttarla nel cestino. E poi dobbiamo anche riciclare, gettando ogni cosa al suo posto. Le bottiglie verdi nel cestino verde, quelle blu nel cestino blu e quelle rosse nel rosso. Forza, bambini! Ricicliamo tutti insieme! In quale cestino vanno queste bottiglie? Molto bene, Phoebe! Così si fa! La bottiglia blu nel cestino blu. No, Groovy! La bottiglia rossa non va nel cestino blu. In quale bisogna metterla, bambini? Sì, nel cestino rosso! Ho un'idea per pulire la spiaggia! Perché non facciamo una gara? Vediamo chi dei due, Phoebe o Groovy, raccoglie prima le bottiglie. Accettate la sfida? Il gioco è molto semplice. Ci sono 5 bottiglie in ogni campo. Phoebe e Groovy devono raccoglierle e riciclarle correttamente. Capito? Pronti? Partenza? Via! I due giocatori prendono la bottiglia. Phoebe getta la sua correttamente, ma Groovy cade. Oh no! Bisogna prenderla di nuovo. Phoebe gioca d'anticipo e supera Groovy, che adesso sì, ha gettato correttamente la sua bottiglia. Phoebe è alla terza bottiglia, mentre Groovy è alla seconda. Sembra che il risultato sia ormai deciso. Phoebe vincerà, a meno che Groovy non faccia qualcosa. Una cosa mai vista! Groovy si trasforma in polpo e guadagna posizioni! La partita non è ancora decisa! La gara è accanita! Entrambi i giocatori stanno per gettare l'ultima bottiglia! E il risultato è... parità! E tutti abbiamo vinto perché ora la spiaggia è pulita! Grazie, bambini! Un'onda! Ma cosa succede? L'onda ha riempito di nuovo la spiaggia di bottiglie! Bambini, abbiamo un problema! E di quelli grandi! Anche il mare è pieno di bottiglie! Cosa possiamo fare per raccoglierle? Ti viene in mente qualcosa? Trovato! Groovy ci può aiutare! Bambini, in cosa potrebbe trasformarsi Groovy per pulire il mare? In una matita? In una barca? O in una palla? Esatto! Groovy deve trasformarsi in una barca da pesca per pulire il mare. Forza, bambini! Andiamo a pescare bottiglie! Wow! La spiaggia è bellissima ora che è pulita! Possiamo continuare a goderci questa giornata meravigliosa! Che bella idea festeggiare con un bel succo fresco! Però, bambini, cosa bisogna fare con il contenitore vuoto? Esatto! Riciclarlo! Molto bene! Avete imparato la lezione! La spazzatura va sempre nel suo cestino! Che bella giornata per imparare i nomi della frutta e della verdura! Vediamo cosa abbiamo qui. Frutta e verdura. Che buono! Sapete tutti i nomi? Pomodoro, banana, melanzana, carota, patata, pesca, broccoli, lattuga, mela e asparagi. Bene, bene, bambini!
Sapete già come sono fatti un pomodoro, una pesca o una banana, ma sapete cosa sono frutta e verdura? Volete che vi spieghi la differenza? Ottimo! Pops, mi aiuti? Tutte e due, la frutta e la verdura, provengono dalle piante. A seconda della parte della pianta da cui provengono saranno frutta o verdura. Iniziamo con la frutta. Tutti i frutti prima sono stati dei bei fiori. I fiori non solo hanno un buon profumo, aiutano anche le piante a riprodursi. Per questo i frutti hanno i semi. Per questo i pomodori, le banane, le melanzane, le pesche e le mele sono frutti. Prima sono stati dei fiori. E le verdure, allora? Le verdure sono qualsiasi altra parte commestibile della pianta. Semi, tuberi, radici e bulbi stanno sottoterra. E poi steli, foglie e fiori. Sottoterra ci sono verdure come le carote e le patate. Mangiamo anche steli come gli asparagi, foglie come la lattuga e fiori come i broccoli. Ci metterete un po' a imparare a distinguerli. Anche gli adulti a volte sbagliano. Volete giocare con la lavagna digitale per esercitarvi? Dovete mettere la frutta a sinistra e la verdura a destra. Pronti? Oh no! Dov'è la bacchetta? Non importa, bambini. Groovy può aiutarci. Wow! Grazie, Groovy! Pomodoro, frutta o verdura? Ricordatevi che ha i semi. Esatto, i pomodori sono frutti, anche se non sono dolci. Banana? Esatto, le banane sono frutta. E la melanzana? No, bambini, prima sono stati dei fiori. Giusto, le melanzane sono frutti. E la carota? Sì, le carote sono radici commestibili. E cosa mi dite della patata? Esatto, le patate sono verdura, sono tuberi. E la pesca? Facile, no? Giusto, le pesche sono frutti con dei semi molto grandi. E i broccoli? Verdura, giusto. Anche se è difficile da credere, i broccoli sono fiori. E la lattuga? Anche questa è facile. Sono foglie, perciò è verdura. E la mela? Frutta, ovvio. Hanno dei semi abbastanza grandi. E l'ultimo, gli asparagi. Molto bene, Groovy. È una verdura perché si tratta di steli. Siete stati bravissimi! So che a volte può essere complicato, ma che sia frutta o verdura, ricordati di mangiarne tanta di entrambi. Che bella giornata per giocare a calcio in giardino. Groovy, prova a fare gol. Devi prendere meglio la mira. Cosa succede, bambini? La palla è dall'altra parte della strada. No, bambini! Non potete correre così vicino alla strada. È molto pericoloso. Lo so, Phoebe. Dobbiamo prendere la palla, ma bisogna seguire alcune regole di sicurezza stradale per attraversare la strada. Pops, mi aiuti a spiegarle? Primo, dobbiamo cercare un attraversamento pedonale. Sono delle strisce dipinte per terra che segnano il percorso verso l'altro lato della strada.
si chiamano anche zebre perché sono bianche e nere. Secondo, aspettare che il semaforo diventi verde per i pedoni. Il semaforo è un segnale luminoso che indica chi deve passare per primo. Ce n'è uno per le auto e uno per i pedoni. Voi dovete guardare quello con i pupazzetti. Con il rosso bisogna fermarsi, con il verde si può passare. Perciò, quando è verde, possiamo attraversare. Terzo, guardare da entrambi i lati per vedere che non ci siano auto. E quarto, aspettare che le auto si fermino del tutto. Esatto, pronti per attraversare e recuperare la palla? Seguiamo le regole di sicurezza stradale. Primo, cercare un attraversamento pedonale. Giusto! Aspetta, Groovy, non ancora! Secondo, dobbiamo aspettare che il semaforo diventi verde per i pedoni. La luce è diventata verde. Terzo passaggio. Guardare da entrambi i lati che non arrivino auto. E come ultima cosa, aspettare che le auto si fermino del tutto. Ora possiamo attraversare. Prendiamo la palla! Missione compiuta! Abbiamo recuperato la palla. Torniamo a casa e continuiamo la partita. Dobbiamo attraversare di nuovo. Ricordatevi quello che abbiamo imparato. Cosa? Il semaforo si è rotto. Così non possiamo attraversare. Le auto si devono fermare. Cosa possiamo fare, bambini? Groovy, ci aiuti? In cosa può trasformarsi Groovy per fermare le auto così che possiamo attraversare? In un biberon? Un cartello rosso di stop? O in un ragno? Giusto! Groovy deve trasformarsi nel cartello rosso di stop. Ricordate, rosso vuol dire fermarsi. Se vedono il cartello rosso di stop, le auto saranno obbligate a fermarsi. Ma bisogna sempre guardare prima da entrambi i lati e non attraversare mai se arrivano delle auto. Molto bene! Continuiamo a giocare? Bambini, cosa dice Pops? Oh, è vero! Hanno lasciato la porta aperta! Molto bene, Groovy! Evitare situazioni pericolose è il consiglio migliore per la sicurezza stradale. Perfetto! Che bella giornata per giocare nella sabbia! Ah, Groovy, che carino quel granchio! Cos'è questo profumino? È sicuramente qualcosa di buono! Attento, Groovy! Ai! Broccoli! Ecco cosa profumava così! Oh, Groovy! Aspetta finché siamo tutti a tavola! Perché non vai a chiamare Phoebe? Phoebe, è pronto! Sbrigati perché Groovy ha molta fame! Groovy, devi aiutare Phoebe a uscire da sotto la sabbia! E mi sa che non basta. Non so se queste trasformazioni sono utili. Un attimo, questa sì. Una palla è proprio quello che ci serve. Guardate come corre! Groovy ha proprio fame! Mm.
Cosa c'è, Phoebe? Non ti piacciono i broccoli? Sono davvero buoni i broccoli, vero Groovy? Groovy, quei broccoli sono di Phoebe. Phoebe, i broccoli sono molto salutari, non li vuoi provare? Ti piaceranno di certo! Pops, mi aiuti a spiegarle perché è importante mangiare frutta e verdura? Mangiare frutta e verdura come i broccoli è molto importante per la nostra salute. La frutta e la verdura sono la nostra principale fonte nutritiva. Grazie a loro possiamo essere forti e crescere senza fermarci. Dobbiamo mangiare 5 porzioni di frutta o verdura al giorno. Groovy mangia più di 5 porzioni al giorno. E voi, bambini, mangiate frutta e verdura tutti i giorni? Phoebe, non vuoi provare neanche un pochino di questi broccoli così buoni? Dai, devi solo dargli una possibilità. Provali. Ti piaceranno di sicuro, vero, bambini? Oh, caspita! Phoebe non riesce più a pedalare perché ha fame. Ovvio, prima non ha mangiato la verdura e ora non ha abbastanza forze. Wow, Groovy! Quei broccoli ti hanno dato una super forza! Non preoccuparti, Phoebe, si può aggiustare. Però adesso come facciamo a tornare a casa? Trovato! Groovy può aiutarci! Groovy, ci aiuti? In che cosa deve trasformarsi Groovy per portare a casa Phoebe e il suo triciclo rotto? In un mazzo di fiori! In uno spazzolone? O in una gru? Esatto, Groovy deve trasformarsi in una gru per tornare a casa! Molto bene, bambini! Wow! Con questa super gru arriveremo subito a casa! Groovy, oggi è il tuo giorno fortunato! Anche a cena c'è la verdura! Mi spiace, Phoebe! Dai, provale! Sono sicuramente buonissime! Papà cucina molto bene! Vedi che avevo ragione! Le verdure sono buonissime! Non ci posso credere! Phoebe! Sono piaciute così tanto a Phoebe che si è mangiata anche il piatto di Groovy! Tranquillo Groovy! Ce ne sono ancora! Potete mangiare tutte le verdure che volete! Che ottima cena! Con tutte queste verdure avete abbastanza energie per giocare senza fermarvi. What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes, subscribe, kids. Groovy the Martian, official channel.